Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Buongiorno, buona liberazione a tutti. Oggi eravamo incerti se festeggiare il 25 aprile, poiché stiamo vivendo tutti un momento di tensione dovuto al coronavirus. Abbiamo purtroppo contato migliaia di morti per questo virus, abbiamo anche perso molti posti di lavoro e c'è un'economia, come dire, in sofferenza. Però alla fine abbiamo valutato che il 25 aprile è la nostra liberazione, non potevamo non festeggiarla. Lo facciamo in modo sobrio, ricordando tutti i lavoratori che hanno perso il lavoro, ricordando chi ha perso la vita, ma ricordando anche chi è oggi impegnato nella sanità per contenere i danni del coronavirus. Ma lo dobbiamo fare, lo dobbiamo alle nostre istituzioni, lo dobbiamo ai nostri partigiani, agli internati militari, agli antifascisti, lo dobbiamo a coloro i quali ci hanno restituito la dignità e la libertà. Ecco, la liberazione è l'identità di un popolo. Finalmente, quando un popolo si conquista l'autodeterminazione, si conquista la democrazia, si conquista i diritti costituzionali. Ecco, dal 25 aprile nasce tutto. Nasce il diritto al voto per le donne, nasce la Costituente, che poi dà vita alla Costituzione italiana, una Costituzione finalmente democratica, e devo dire nasce anche un'identità popolare che ha ricostruito l'Italia del dopoguerra, dopo la sciagura della Seconda Guerra Mondiale, un'Italia pacifista, un'Italia, come dire, che guarda al mondo del lavoro, un'Italia che ha saputo ridare speranza e dignità. E noi oggi vogliamo festeggiare tutto questo, ma vogliamo preservarlo, vogliamo tramandarlo, vogliamo che le nuove generazioni si appassionino e costruiscono a sua volta il loro futuro nella democrazia e nella libertà. Allora oggi, perché vogliamo esserci, non possiamo farlo in piazza e ci rendiamo conto, intendiamo rispettare le normative contro l'assembramento, ma vogliamo però esserci, utilizziamo questi video, utilizziamo il verbo, utilizziamo tutto quello che si può utilizzare e proviamo a vederci, a dialogare, proviamo a stare insieme. Negli anni scorsi abbiamo potuto incontrare tanti giovani nelle scuole e quest'anno non l'abbiamo potuto fare perché le scuole sono chiuse proprio per il coronavirus, ma in collaborazione col Ministero della Pubblica Istruzione abbiamo pensato comunque di arrivare ai giovani. I giovani sono il futuro della nostra nazione, sono il futuro dell'Europa, sono il futuro di una politica globale. E allora proprio di questo volevamo pure parlare, l'autodeterminazione dei popoli, così come vale per noi, ci siamo riusciti cacciando gli occupatori del nostro territorio, gli occupanti del nostro territorio che sono appunto i nazisti. Mi piace ricordare che oggi anche altri popoli hanno diritto all'autodeterminazione, così attraverso l'Europa e l'ONU dobbiamo fare in modo che ogni popolo possa avere l'autodeterminazione. Ci piace anche ricordare che a termine ci sono stati circa 50 tra partigiani, antifascisti e internati militari. Alcuni di questi sono stati uccisi dai nazisti in collaborazione con i fascisti. Ecco, a noi ci piace ricordarli e onorarli. Siamo grati a loro per il loro impegno. Ed è bello che la ricerca fatta del nostro gruppo di ricerca storica su partigiani, internati militari e antifascisti abbia portato a questo importante risultato. C'è anche il coordinamento donne dell'ANPI, della sezione Girolamo di Causi del Mineimerese, che ha fatto un importante lavoro di ricerca del ruolo delle donne che pubblicheremo. E c'è anche, come dire, un altro gruppo importante che sta facendo una ricerca su diritti universali, anche questi avremo modo poi di pubblicarli. Ecco, noi vorremmo costruire una comunità, anche quella termitana,
che stia attento ai diritti dei cittadini, che stia attento alla convivenza civile, che stia attento ai temi dell'ambiente, come ambiente, come bene comune, che stia attento ai diritti fondamentali, a partire dal diritto ai sapere, diritto allo studio, diritto alla salute. Ecco, questi diritti fondamentali che ne fanno poi di una comunità democratica e anche avanzata. Ecco, nei prossimi giorni avremo, speriamo, nei prossimi mesi avremo occasione di incontrarci. Vorremmo fare in modo di riprendere questa attività, vorremmo fare in modo di rincontrarci e sono convinto che insieme ce la faremo a superare i problemi sociali e occupazionali, ce la faremo a mantenere viva la libertà, la democrazia nel nostro paese, ce la faremo a superare il coronavirus e quindi e insieme avremo un futuro democratico nella nostra Italia. Viva la liberazione, viva i partigiani, viva la democrazia. Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andar a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona un sospir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio del colpir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dal partigian. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Cessa il vento, calma è la bufera, torna a casa il fiero partigian. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Stamattina sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao,
bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia. E che trova questo spazio solamente nella sua democrazia. Che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare. E nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà partecipazione. Vorrei essere libero, libero come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero,